Parigino, gli aircon, all I need. Allora, questa sera sapete, sul palco da Bruno di Milano c'è un progetto straordinario con una leggenda della batteria in tutti i sensi, perché ha suonato con tutti ed è considerato un gigante. E per la prima volta questa sera in concerto sul palco da Bruno di Milano si chiama Jacques Dejeunette. E proprio stasera ho visto anche arrivare a Blue Note anche un pianista che amo moltissimo, un jazzista italiano. E alcune settimane fa mi ha dato il suo disco, ho visto nel disco c'era Jacques Dejeunette, Joe Lovano, Ira Coleman. Ha detto, è possibile, lui si chiama Antonio Faroa. Allora ha detto, Antonio, vieni a trovarmi in radio, eccolo qua. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Come ciao. Stai? Benissimo, grazie, grazie per l'invito. Senti, ma sei contento di questo nuovo progetto? Hai insieme un gruppo straordinario. Insomma, sono delle icone del jazz, Jacques Dejeunette è un master, insomma, e poi io sono un fan suo da quando ero adolescente, quindi... Per me è stato un grande onore e grande fortuna riuscire a realizzare questo CD. Vabbè, poi la cosa bella anche sono tutte musiche tue. Il CD si chiama Evan, no? Sì, è dedicato a mio figlio. Che strano, eh? Appena esatto. Nato. E quanto è Evan adesso? Ha un anno e due mesi adesso, sì. Tutti i musicisti, quando diventano papà, guarda che scrivono un pezzo. Ma è naturale, esatto. Ed è una bella cosa, no? Beh, è una cosa che parte dal cuore fondamentalmente. Quindi, infatti il disco precedente è dedicato all'altro mio figlio, che si chiama Dominique, si intitola Domi. Quindi, il prossimo disco stiamo aspettando il prossimo video. Non so che ci fermiamo adesso. Senti, il disco fra l'altro è registrato anche a New York, no? Abbiamo registrato a New York, sì, vicino a Woodstock, che è stata un'esperienza incredibile, perché era proprio praticamente in mezzo a una foresta questo studio, e mentre registravamo stava anche nevicando fuori, quindi quel momento lì è stata una cosa molto suggestiva. Ed abbiamo realizzato tutti i brani alla prima take, si dice. Ok, primo take, allora, il primo passaggio, insomma, anche perché un musicista di questo livello si può fare, anche Joe Lovano io amo moltissimo. Beh, che fra l'altro voglio ricordare che tu sei qua a Blue Note di Milano il 17 novembre. Esatto, e esatto. Joe Lovano e tu ospiti al sassofono, che ha suonato nel disco, e la batteria c'è Billy Hart. C'è Billy Hart la batteria, un altro grandissimo batterista pazzesco, insomma, e ci sarà Ira Coleman appunto al contrabbasso, quindi lo stesso gruppo però con Billy Hart alla batteria, quindi insomma. Bello, mi piace questa idea, perché Antonio è veramente un talento straordinario, devi sentirlo suonare il pianoforte e si capisce anche perché artisti come Jacques Dejeunette, Joe Lovano non è che vanno a suonare con tutti i musicisti, ecco, e questo per te direi che anche infatti, è un grande complimento per il tuo talento. Assolutamente, e aggiungo anche che è stata un'esperienza incredibile, perché erano tutti motivati da questo progetto, nel senso erano tutti si sentivano motivati, insomma, e credevano nel progetto, quindi si sente proprio nella musica che facciamo. E complimenti, quindi. Anche il pezzo di Evan mi piace molto, quello che il tuo ragazzo. Sì, esatto, è molto molto melodico. Sono tutti pezzi tu, a parte Giant Steps, mi ricordo. A parte bene. Giant Steps e Roma non fa la stupida stasera di Trovaioli, sì, che ho voluto riarrangiare, peraltro, e niente. Disco appunto che è uscito per la Django Music e Crystal Record, insomma, con produzione, quindi complimenti Antonio. Grazie. Vuoi ricordare alcune date che tu farai, fra l'altro con Joe Lovano, Ira Coleman e Billy Hart? Il 13 novembre sei a Bologna, il 14 al Teatro Laura Rossi di Macerata, il 15 sei a Moncalieri Jazz Festival, il 16 a Padova Jazz Festival, e il 17 novembre sei qui a Blue Note di Milano, questo straordinario gruppo. Antonio, grazie. A Monte Carlo Nights. Grazie. All the best. Buona, in bocca al lupo. Buonasera a tutti. Ti dedico questo pezzo di Sting, del suo nuovo album. Grazie, che sono un suo grande fan. Questo ti piacerà, allora. And yet, a Monte Carlo Nights.